Oh, buongiorno, buonasera a tutti, benvenuti a Locus Bar e stasera siamo con Tech Free. L'avevo un po' rimandato a sta cosa perché è una cosa un po' pesa, cioè, l'ho letto tutto, ma qui siamo, ho perso il conto dei volumi, non so che volume siamo di questa cosa di Mefisto, tanta roba, tanta roba, tanta roba. Detto Bosello, ho detto, uomo, gli fa vedere a Tostoi chi so io. Ci cioè, deve aver pensato questo, guerra e pace mi fa la pippa. Ma Boselli quando inizia la scherza storia ha detto guerra e pace a me mi fa una pippa ha detto là. E secondo me lo batte guerra e pace nel senso siamo se non fosse a fumetti ci potrebbe stare. Oh, vabbè, siamo al ritorno di Padma. Sì, diciamo che troviamo anche una tribù di indio selvaggi che rimanda ovviamente a vecchie storie, vecchio Mefisto, e disegni sono di Civitelli, quindi sono fatti bene, insomma, graficamente non c'ho niente da dire a questa storia. Disegni molto belli anche l'ombreggiatura, Tex è un fumetto disegnato bene, cioè nel senso che guardate anche la sorella di Mefisto, la sorella di Mefisto e ci sono tutti. In questo fumetto c'è anche il Morisco, gli Egizi, ci sono gli Egizi, i tibetani. Tibetta tutto, ci ha messo tutto in un'orgia di storie delle religioni, nel senso, cioè, non lo so, mancano i tagliatori di teste del Borneo, poi, e secondo me non è detto che non appaia qualche tagliatore di teste del Borneo, no, si fa per ride, Boselli, tapia perché si fa per ridere, se si fa per farsi simbolizzare, no, fumetto bello, nel senso che mi piace anche molto come rende il cielo, questa sorta di la pazienza, pazienza faceva una cosa simile, no, qui si vede male, ma era una cosa che, tipica di pazienza. Tutti quei cosettini, tutti quei. Graficamente classico, certamente, Mefisto, cioè, ovvio che rimanda. Anche il morisco è perfettamente classico. Sulla storia, che bisogna dire di questa storia? Che ovviamente avendo incontrato Padma, che come tutti sanno, qui veramente si va dal buddismo tibetano. Io non so come hanno potuto mettere insieme il buddismo tibetano, l'inferno cristiano e gli antichi egizi. Veramente manca il tagliatore di teste del Borneo e il testimone di Geova. Si unisce a Dex. Due testimoni di Geova e un Moio Renge Kyo per sconfiggere. Già che ci siamo, l'unione fa la forza. No, vabbè, l'ha presa un po' così, certamente. C'è l'inizio, cioè, Mefisto, ovviamente ci sono vecchi rimandi a una tribù di indiani che c'era anche nel vecchio Mefisto, la vecchia tribù di indiani che venivano assoggettati da Mefisto e, sa, poi ricorda, lo scontro sarà nel vecchio. Ora, io qui non so come va a finire, il vecchio Mefisto c'era lo scontro finale al tempio di Mefisto, no? Così. Non so qui come la butterà Boselli, magari alla fine vince Mefisto e dovrei dire un po' le stesse belle scene, insomma, l'isola degli indiani assassini, cioè gli indiani che vengono indianizzati, mefistati, e morisco, il morisco, c'è cioè un po' di tutto. Cioè, secondo me, in questo momento c'è un difetto, c'è troppa roba, è come la pizza americana, ci ha messo troppa roba, cioè, questo è il mio problema. Cioè, il mio parere spassionato. Poi, vabbè, la storia, continuiamo a leggerla e non dirò che la storia prosegue lentamente, però c'è la sorella di Mefisto, gli ama. Secondo me Moselli ce l'ha voluto mettere tutti per forza, cioè sorella di Mefisto, gli ama, Padma e il Morisco e non so chi apparirà dopo. Sì, qui ci sono appunto alcuni, vabbè, Padman, si può, questo è un mandala, i preta, sono gli spiriti affamati degli inferni buddisti, cioè, e poi sì, cioè, si ritorna sempre a Vishishya, Yama, insomma, cioè, anche di tutti questi personaggi, cioè Tex non sta combattendo Mefisto, sta combattendo un'orda decente.
Sì, anche nella parte di Texas si stanno un po' ammassando un sacco di persone perché c'è Padma, il Morisco, non so, anche me, cioè, boh, non lo so, poi non so come andrà a finire questa storia, quindi boh, vedremo. Anche perché in realtà sono due storie. La prima storia era il manicomio di Vinland, come si chiamava, e la seconda storia è l'inseguimento di Morisco, di Mefisto. Insomma, sono in realtà sono due storie che poi sono state assemblate insieme, mi dà un po' l'idea. A settembre aveva ancora Mefisto, non so se è l'ultimo numero, non lo so. Ostili pericoli in vista dello scontro finale. Non so se in vista, la parola in vista dello scontro finale mi inquieta. In vista, cioè, dopo 7-8 numeri di Tex, credo che mai dovremmo essere in vista. No, ma è una storia piacevole, gradevole. Anche appunto si ritorna anche alla storia delle religioni, perché abbiamo appunto. Cioè, se, vabbè, ora non voglio fare il, come si chiama, il professorino, no, ma è buddista. Vabbè, cioè, nel fumetto ci può stare tutto, che stava a fare la critica alla ragion pura dei fumetti. Però, secondo me, boh, non lo so, è una storia che veramente sta facendo concorrenza a Guerra e Pace, ecco, nel senso che, insomma, manca veramente Napoleone. A questo punto interviene e sconfigge Mefisto, oppure Mefisto sconfigge Napoleone a Bacano. Ho letto anche no, Gazzaladra, Tex Color, la Gazzaladra, poi ne parleremo. Comunque, vabbè, bella storia, bei disegni. Cioè, bella, poi ci si scherza un po' su, per tirare un po' su. Anche perché poi ritorniamo. Sì, quello che un po' alleggerisce sono le battute di Kit Carson, che ha messo in tutta quest'opera, metafisica e di storia delle religioni. Molto bene, questo di Preta, gli spiriti affamati, gli inferni buddisti, voi siete un po' degli spaventapasseri, insomma, per esempio il diavolo, si sa, un diavolo buddista, un diavolo cristiano, non si sa, una cosa un po', rimane un po' sul vago. Ovviamente Mefisto è un personaggio di grande, poi direi, un personaggio di grande narrativa, ecco, ovviamente Mefisto è una delle creazioni più geniali di Gianluigi Bonelli, però questo Mefisto qui, boh, è che negli anni, cioè, vecchie storie di Mefisto erano un po' legate a un ambiente, un mondo che non è, parlo del mondo italiano, non tanto il mondo di Mefisto. Oggi Mefisto come cattivo è un po' datato, è un po' come rivedere Ming, cioè, come, cioè Ming di Flash Gordon, è un personaggio stupendo, però riportarlo su un fumetto oggi è un problema, perché Ming rimanda agli anni 30, quindi è un personaggio che si muove bene in quelle atmosfere lì. Oggi Ming, boh, come lo mettiamo Ming? E così Mefisto è un po' legato a un tipo di storie che oggi non sono più, no, nel senso, va benissimo per i nostalgici, cioè, voglio dire, questo è un fumetto nostalgico per gli amanti del vecchio Tex, per gli amanti di, e va benissimo, nel senso, ritorniamo poi sempre al solito, faccio Ming, Ming, però c'ho troppa barba, fammi crescere i baffettini. Però è una storia che, dicevo, che va benissimo per me va bene, va più che bene, una bella storia, però è una super saga, una sagona, però ovviamente Mefisto, ecco, cioè, vediamo un quattordicenne legge Mefisto, boh, non lo so, come ci si trova, sarebbe interessante, se anche a me, far leggere questa storia, ammesso che prima o poi finisca, io non so, se questo dubbio che ci viene, ma prima o poi finirà questa storia. Ah, un ragazzo dice, ma te come l'hai visto sto Mefisto? È un po' invecchiato, un po' eroe da vaudeville, insomma, un po' eroe. Cioè, Mefisto è ovvio che anche per esempio Yama, Mefisto e Yama sono due cose, cioè, non ci possono stare. Cioè, nelle vecchie storie, sì, Mefisto e Yama a un certo punto, cioè, Mefisto stava nell'inferno e controllava Yama. Che aiutava Yama dall'inferno perché la vendetta, però cioè, non stavano tutte, cioè la storia era di Yama, poi c'era anche Mefisto che appariva ogni tanto. Questo Yama che se lo stanno a portare dietro da una barca depuntata, non si sa per fa cosa, cioè se porta dietro sto Yama con l'infermiera e vabbè. No, comunque
i pipistrelli, queste scene dei pipistrelli, vabbè. È un fumetto molto anni, cioè, anche l'apparizione del morisco rimanda ovviamente a tematiche. Cioè, poi non so come si possa mischiare gli antichi egizi, i buddisti, vabbè, questo poi lo saprà Bonelli e ce lo dirà lui. Vabbè, non ho molto altro da dire, anche questa è una storia infinita, che non avremo veduto tutto il finale. Io il finale su più giù credo di aver capito quando andrà a finire, ma so, ricordando i vecchi Tex Willems contro Mefisto, ovviamente. Però sì, boh, non lo so, ecco, forse l'unica cosa posso dire è che forse Mefisto andava leggerissimamente modernizzato. Questo è un Mefisto che è rimasto un po' vecchio. Mefisto vuol dire che non si può fare, non si può fare, non si può fare. Secondo me si può fare, si può fare, si può fare. Poi dipende da tutto se si vuole fare la cosa. Dovete Tex è un fumetto per old people con barbe bianche, barbe bianche occhiali, insomma, che spassano l'estate. A me che spassano l'estate a Firenze fa benissimo, cioè, anzi, mi fa piacere, nel senso che non finisca troppo. Però secondo me doveva, vabbè, finirà, insomma, tirarla anche, però tira un po' troppo per le lunghe, nel senso, questo è il mio parere personale, la stava un po' a tirare un po' troppo per le lunghe. Qui veramente Tolstoj gli fa una pippa a Boselli, capisco Guerra e Pace, però dall'altro devo fare il video su Anna Karenina, ora poi faremo, parleremo anche dei romanzi russi. No, Boselli è un ottimo romanziere, e appare anche il monaco indù a cui Mefisto ha rubato il corpo. Tutti riappaiono, tutti, Narbas, non Narbas, tutti ci stanno tutti in questo momento. Veramente ricorda Guerra e Pace, questo ho veramente i personaggi, ci stanno tutti. No, secondo me non è un problema, che veramente è una storia che io sto anche leggendo, ma solamente che albo dopo albo, cioè ogni albo, hai l'impressione di aver fatto un passetto, cioè non è che dopo tutto quest'albo poi siamo andati. Tex Willer ha incontrato il morisco e va bene. Allora che c'è tutta la. Vabbè, cioè, dopo 5, 6, 7 albi, cioè, siamo sempre un po' impantanati. Non lo so, poi ci sarà l'ultimo album che faranno cose, ci saranno scontri ovviamente pazzeschi, però vabbè, questa è la storia classica, vecchio stile. E con questo passo e chiudo. Poi, naturalmente, a chi piace, a me non dico che non mi è piaciuta, è che i ritmi di Boselli, dicevo, Boselli è un romanziere prestato al fumetto. E ovviamente non vi starò a dire che gran putifarre, e avete avuto un bel coraggio dirci che eravate niente meno che il maestro di Mefisto e che voi in persona eravate a capo del Drago Rosso. Cioè, troppa. Dopo questa cosa, aiuto questa, la mia fiducia in Mefisto era mal riposta. Cioè, questo è un romanzo. Tranquillamente Boselli potrebbe, cioè questo fumetto potrebbe essere trasposto tranquillamente in forma romanzesca. Ci vuole poco, pochissimo, perché i dialoghi ci sono tutti, basta mettere delle scene d'accordo descrittive, eccetera. Comunque, questo è Boselli. Boselli è un romanziere, secondo me. In questo caso il suo tallone d'Achille è che il fumetto richiederebbe un linguaggio un pochino più, non dico, se lo leggi un qualsiasi supereroe, un fumetto supereroico americano, perché sì, ci sono a volte, no, alcuni sono anche molto filosofici in realtà, però tendenzialmente è il disegno che predomina sul dialogo, mentre Boselli è la old scuola, old scuola, old school, che è il dialogo che precede. Il disegno è sempre un po' cioè, per esempio, questa scena qui, la sorella di Mefisto, cioè, capite, quel disegno c'è solo la testa sua e poi c'è tutta sta roba da metterci, e quindi è un po' sbilanciato in favore del dialogo, cioè, nel senso, ci vorrebbe un po' più di armonia tra le due cose, nel senso che né il dialogo dovrebbe sovrastare troppo il disegno, e neanche il disegno dovrebbe essere, cioè, a volte alcuni fumetti sono bellissimi dal punto di vista disegnativo, ma se
stringi, poi non c'è niente, e anche quello è un problema. Ma dite la vostra, stretta la foglia larga la via, dite la vostra, ho detto la mia.